Per me Carlo Rossi è stato un compagno di musica e anche un punto di riferimento. Beh, Carlo aveva un grandissimo carisma, una personalità molto forte. Era un instancabile lavoratore. Certo, Carlo non era molto democratico, e la sua idea quella era, quella rimaneva. Era sempre curioso, la sua curiosità era a 360 gradi. Ok, va benissimo, siete bravissimi, proviamo a registrare. Grandissimo musicista. C'è stato un periodo in cui lui suonava il mio campanello di casa, io aprivo la porta e c'era Carlo seduto o in piedi sul pianerottolo ogni giorno con uno strumento diverso. L'altra, mi immagino sarebbe come un... Carlo era un personaggio a 360 gradi. Cioè non soltanto fonico, non soltanto musicista, non soltanto produttore, ma l'insieme di queste tre cose. Eccomi qua, vostra umile schiava, principessa cresciuta sbagliata, con le pappe radio... Con i Mau Mau Carlo è stato l'elemento che creava un equilibrio in un disequilibrio totale. Con me e Fabio era un continuo dibattersi fra un yin e un yang, un nero e un bianco, quindi ci voleva qualcuno che avesse un carattere forte e delle idee chiare per mettere insieme queste due energie. Il metodo di lavoro di Carlo era partire sempre dalla visione dell'artista, un artista importante, considerato meno importante, per lui erano tutti importanti. Di gruppi completamente diversi, e questo è una parte fondamentale della sua personalità. In realtà la cosa figa di Carlo è che a lui piaceva un casino quello che faceva, qualsiasi tipo di musica, poi, cioè, se la faceva sua praticamente. Io sono qui per ascoltare un sogno, non parlerò. Sotto il ponte scorre l'acqua sempre a acqua davanti agli occhi. Salvati, salvaci, salviamoci. Charlie Fasser, quanta roba si fa, MDMA. Essere un personaggio vuol dire fare delle cose, e Carlo ne faceva tantissime, per questo era un grande personaggio. È uno che per raggiungere comunque il suo obiettivo su un disco, il suo, dico, obiettivo, e non quello della band, faceva i lavoretti sporchi da solo, cioè nel senso che si metteva a dipingere il cazzo alle mosche, cioè a fare le minime cose che rendono grande un disco, che rendono bello il suono. In questo è stato forse il mio maestro in assoluto. Io sono un altro che dipinge piuttosto il cazzo alle mosche, e quindi sono orgoglioso di farlo e di averlo imparato da lui.